È passato un mese dalla sospensione di tutte le attività scolastiche disposta dal governo e per asili nido e scuole materne, corrisposta all'interruzione del pagamento delle rette da parte dei genitori. Per tantissimi asili nido privati, però, così come per le scuole dell'infanzia private paritarie, continuano ad esserci affitti da dover pagare e spese fisse da sostenere, lavoratori e strutture che rischiano di non riaprire i battenti alla fine dell'emergenza. Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere regionale Michele Bettarelli, che ha presentato una mozione in consiglio. In attesa di una risposta, la regione ha stanziato poco più di 200.000 euro, che di fatto si tramutano in un contributo che varia dai 600 ai 1.450 euro a struttura, a seconda dei requisiti. Contributo di portata decisamente inferiore rispetto ad esempio ai 15 milioni di euro stanziati dalla regione Piemonte. La partita però è ancora da giocare non solo in regione, ma anche e soprattutto a livello nazionale, con il governo chiamato a dare risposte sul piano economico in primis, per permettere alle strutture private di ripresentarsi alla riapertura del nuovo anno educativo. Credo di poter parlare a nome non solo mio e delle mie colleghe, ma anche delle titolari delle altre strutture. In questo mese e mezzo abbiamo cercato di accorciare le distanze attraverso dei video per poter arrivare in modo semplice e costruttivo ai nostri bambini. Ma il nostro lavoro e la nostra pedagogia non si forma assolutamente sul mondo virtuale, ma è diciamo costruttivo per una relazione significativa che avviene appunto tra l'educatrice e il bambino, fatta di sguardi, di contatto, di contenimento e di sostegno. Un mondo che è per il bambino fatto di rituali e di tempistiche continuative, appunto lunghe nel tempo. A parlare è Elena, titolare dell'asilo nido Gli Orsetti Chiacchieroni a Canneto, a due passi da Perugia, giovane imprenditrice come tante altre in questo settore, mamma di un bimbo di 6 anni. La sua avventura è iniziata 9 anni fa, quando ha deciso di coronare il suo sogno pur tra mille difficoltà. Nel settembre 2011 si è avverato il mio sogno, quello di aprire una struttura privata tutta mia, ed era un sogno sin dagli studi universitari. Questo perché credo fortemente in questo servizio, dove accogliamo bambini appunto piccolissimi fino ai 3 anni, accogliere i bambini in un ambiente sereno, dove al centro di tutto c'è il rispetto nei loro tempi e nella loro personalità, è quello un po' che ci completa e che ci dà la forza per andare avanti nonostante le difficoltà. L'apporto del privato però è fondamentale anche per le strutture comunali che da sole non riescono a soddisfare la richiesta della serie. Se le strutture private convenzionate diminuiscono, i figli dove andranno? Ma su questo siamo fiduciosi che le istituzioni possano ascoltarci e sostenere la nostra causa, perché non siamo aziende che produciamo prodotti, ma siamo luoghi di profonda crescita, apprendimento e interazione. Quello che facciamo non lo facciamo perché abbiamo una didattica e un progetto didattico da seguire, ma lo facciamo su misura del bambino stesso che arriva, cioè attraverso un'osservazione, cerchiamo di capire, quali sono i suoi veri bisogni. Quindi accogliere un bambino, che arriva, stringendoti e correndoti incontro, è la cosa più bella che c'è. Ed è la forza che ti manda avanti in questo momento che ci inquieta abbastanza. E allora non resta che sperare che tutto si risolva per il meglio, con l'auspicio che gli orsetti possano tornare presto a chiacchierare.